sono molto contento perché la gente si deve rendere conto di che si parla. Nel giorno in cui la Chimet apre i suoi stabilimenti al pubblico per presentare il progetto di ampliamento a 24.000 tonnellate, arriva l'ultima notizia che riguarda la lunga storia giudiziaria dell'azienda. Dopo l'inchiesta aperta nel 2008 con 27 capi di imputazione, tra cui il disastro ambientale, l'atto finale, il dissequestro anche della discarica. Una richiesta formulata dall'avvocato Roberto Alboni in virtù del pronunciamento definitivo della Cassazione che lo scorso aprile ha azzerato ogni condanna per prescrizione dei termini. Per il progetto di ampliamento è in corso la valutazione di impatto ambientale che dovrà rilasciare la Regione Toscana e all'interno della quale l'azienda ha scelto di inserire un'inchiesta pubblica. Dovrebbe in qualche modo all'interno del procedimento dare la possibilità di in qualche modo potenziare le opinioni delle parti interessate. 450 circa i cittadini che hanno visitato lo stabilimento e sull'episodio del fumo rosa avvenuto nel marzo scorso arriva la conferma che si è trattato di iodio. Quindi era un farmaco di origine ospedaliera. Lo iodio presente all'interno del farmaco ha fatto sì che all'interno del forno si sviluppasse la fumata viola. E, noi, essendo un materiale di provenienza ospedaliera, non è facile controllarlo, non è un materiale industriale che noi possiamo campionare, quindi la garanzia deve essere a monte, deve essere la struttura ospedaliera che ha in atto delle procedure di controllo di quello che viene messo nel rifiuto.